Ciao, benvenuti sulle ali della poesia. Qualcuno osserverà. Beh, cosa ci dirà Teresa in quest'altra puntata? Continueremo a parlare dello stile. Abbiamo visto che lo stile è tutto personale, quello della poesia, ed è vero. Beh, il nostro modo di fare poesia, come abbiamo detto, sarà il nostro modo di fare arte. Da che cosa? Da tutto, dalla costruzione sintattica dell'esposizione poetica, dal vivo, oppure dalle preferenze di autori, di stili, di generi che noi interessano, che noi piacciono. Beh, questo universo personale si forma in maniera istintiva, naturale, così come formiamo i nostri gusti sul vestire, sul cibo, sugli interessi che abbiamo, insomma, riguardo alla vita che ci circonda. E allora dipende tutto dal nostro carattere, dalle nostre, come dicevo, esperienze di vita, dagli incontri che facciamo con le persone, con la gente, che ci trasmette più o meno un sentire che ci illumina con i propri pensieri, ci fa scoprire mondi nuovi, ce ne spalancano altri e così via, insomma, diciamo che andiamo costruendo un cosmo che ci assomiglia. E ecco perché vi dicevo che la poesia ci permette tutto questo e io non posso fare a meno di lei. E certo, non bisogna circoscrivere alla sfera letteraria tutte le nostre preferenze, perché vedete, poi parlare di poesia significa parlare di arte, e allora il nostro amore per la poesia sarà proporzionale all'amore che abbiamo per l'arte, per la creatività. E per essere creativi bisogna avere qualcosa dentro, possedere qualcosa dentro, come i pittori, i musicisti, quelli che fanno teatro, i ballerini, insomma tutti quelli che producono arte. Perché sapete, la poesia è trasversale e più di tutte ha una forma espressiva particolare. E allora dobbiamo andare alla scoperta del nostro stile, poetico, come ogni autore, ogni libro, ogni genere, che sarà frutto di tante cose che vedremo nell'altra puntata. Grazie.